Un saluto da Ponte News. Innanzitutto vorremmo aggiornarvi in merito a Ponte Corone. Sono stati trovati gli autori che imbrattarono l'ingresso del centro vaccinale di Ponte Corone con la scritta "I vaccini uccidono". Sono stati trovati anche gli autori che abbandonarono i rifiuti presso la stazione di Ponte Corone, più precisamente nel sottopasso della stazione ferroviaria. Vi chiediamo inoltre di fare attenzione perché in questi giorni ci sono stati dei furti in paese. Ed ora passiamo a Tortona. Grazie alla fantasia dell'autore Tinin Mantegazza abbiamo avuto modo di vedere e ammaliarci delle sue opere d'arte, tutte particolari grazie alla realizzazione di pupazzi. Servizio. Mantegazza, l'autore che ha dato un volto alla sua creatività, anzi più volti, versione pupazzi. A Palazzo Guido Bodo, in Tortona, è stata allestita la mostra dedicata a questo artista, autore televisivo e scenografo italiano. Allestito da Natale, Panaro e Roberto Bosetti, in collaborazione con il Teatro del Buratto di Milano, lo spazio ha accolto i personaggi che hanno segnato anche la storia della televisione, come il famigerato Dodo del programma del 1990 L'Albero Azzurro. Un excursus anche tra disegni e dipinti realizzati da Tinin. Alla mostra, che ricordiamo essere visitabile fino al 6 marzo, hanno partecipato sia adulti che bambini. Mantegazza incanta qualsiasi pubblico, dai più piccoli ai più grandi. Ed ora invece passiamo a Voghera, un nuovo progetto tutto dedicato agli amici a quattro zampe, grazie al cimitero degli animali. Un progetto che è stato avanzato da Fabio Aquilini, presidente del movimento civico L'Italia del Rispetto. Noi siamo andati ad intervistarlo per capire meglio questa bellissima iniziativa. Servizio. Sì, buongiorno. Dunque, mi presento, sono Fabio Aquilini, il responsabile del Movimento Civico L'Italia del Rispetto. Oggi siamo qui davanti al Cimitero Maggiore di Voghera perché la nostra proposta, che stiamo portando avanti da parecchio tempo, è la realizzazione del cimitero per gli animali da compagnia, appunto in Voghera. Cosa consiste? Semplicemente quella di realizzare quest'area, neanche così troppo grande, dove le persone possono portare i loro animali, che purtroppo sono deceduti, e andarli a trovare come appunto un cimitero. Questi cimiteri sono già stati realizzati nell'ambito della provincia di Pavia e non solo, prendiamo ad esempio la città di Pavia e prendiamo anche la città di Vigevano. Quindi c'è un'intenzione di alcune amministrazioni di portare questo senso civico, che io definisco un'elevazione, culturale, civica, attraverso questa esperienza. Purtroppo la città di Voghera non risponde in questa maniera. Noi avevamo già fatto precedentemente un'azione del tipo, avevamo raccolto delle firme e avevamo presentato al sindaco precedente la proposta, ma questa proposta non è stata accettata. Quindi pertanto riprendiamo questa azione, con il mese di marzo presenteremo appunto in Piazza del Duomo Voghera i nostri banchetti per raccogliere queste firme e successivamente proporre al sindaco attuale dell'amministrazione sempre la stessa proposta, questa realizzazione. Siamo qui in quest'area dove ci sono dei campi e potrebbe, non ne sono certo, dico, uso il condizionale, potrebbe anche trovarsi qui in questi campi un'area destinata a questa realizzazione, come anche altre aree vicino ad esempio l'EMPA, il canile di Voghera, o anche altre zone, ma questo ovviamente è di competenza del sindaco e dell'assessore di competenza sull'intervento cimiteriale e dei lavori pubblici. Mi spiace perché Voghera è la mia città, è una città che lentamente sta morendo e quando vengono fatte queste proposte e non vengono accolte è proprio una dimensione di una pochezza, perché potrà sembrare, come alcuni dicono, banale il cimitero degli animali, ma se pensiamo bene,
sono quelle piccole cose che possono portare da un punto di vista del concetto, dell'umiltà, della semplicità, dei rapporti con la terra, con gli animali, tutte queste cose qua che oramai sono tutti persi. Oggi sono concetti che sembrano quasi di fantascienza, perché oggi è tutto un meccanismo legato alla materia, legato all'opportunismo, al denaro, a quello che sia. Ecco, noi come movimento civico, appunto l'Italia del rispetto, che puntiamo sul valore del rispetto, rispetto verso se stessi e rispetto verso gli altri, battagliamo su queste proposte qua. Voglio concludere comunicando questo concetto. È di pochi giorni la decisione che abbiamo preso a livello di movimento, che prima era un movimento, chiamiamolo politico, cioè era un movimento che partecipava alle elezioni. Abbiamo deciso di non partecipare più alle elezioni. Quindi da questo momento il Movimento Civico Italia Rispetto mantiene quella posizione culturale, quindi le nostre battaglie saranno battaglie vicine ai cittadini senza alcun fine politico. Cioè noi non ci presenteremo più ad alcuna elezione comunale, voghera o paesi. Per dare questa comunicazione, perché voglio uscire da questo concetto, perché ci dicevano in questi anni, sì, ma voi fate la battaglia del cimitero degli animali perché alla fine avete appunto un fine, che è quello delle votazioni e prendere i voti. Di questo concetto, che non è nostro, ci siamo stancati, lo dimostriamo che noi non siamo così. Quello che facciamo, lo facciamo da un punto di vista civico, slegati dall'elezione. Grazie. Vi ringraziamo per essere stati con noi. A presto.